immagini della nostra tifoseria, sia in casa che trasferta, ce l'ho sempre impresse nella mente e nel cuore. La Duomo sempre, in ogni partita, perché ogni volta che entravo in campo cantavano sempre la mia canzone, quindi inneggiando il mio nome, quindi me la ricordo sempre in tutte le partite. Naturalmente in trasferta le vittorie che abbiamo conquistato, Battipaglia in primis, con tutta quella gente a sostenerci, ma anche Ferrara stesso, dove nei confronti della tifoseria livornese, dove c'erano 12-13 mila tifosi, i nostri 2-3 mila tifosi si sono sempre fatti rispettare, quindi immagini bellissime di questa tifoseria che non dimenticherò mai. E sono tante le gare belle che in 6 anni di Fermana non mi vengono in mente. Quella sicuramente una delle alle quali cui tengo di più fu una partita in casa contro l'Ischia, dove tutti i giornali mi diedero 9 perché in pratica in un campo pesante feci la partita della vita, e quella sicuramente è una delle partite che mi è rimasta più nel cuore. Un aneddoto da ricordare sicuramente fu quello quando ci allenavamo qui sotto, il campo qui sotto, in una giornata di pioggia, mentre tornavamo su, eravamo l'anno della C1, penultimi in classifica, e guardando lo stadio dissi a mio compagno di squadra, Maiuri, dissi: Enzo, ti immagini questo stadio a fine campionato pieno di gente a festeggiare la promozione? Lui mi guardò e mi disse: tu sei scemo proprio, completamente. Invece vincevo il campionato, arrivammo i primi, e quindi quell'aneddoto lì ci è sempre rimasto nel cuore, ancora oggi ce lo raccontiamo sempre. Sul punteggio di 1-0 per la Battipagliese, fanno sentire un incitamento, il cross, intanto rete della Fermana sulla punizione di Marino, rete della Fermana, attenzione, al 22° minuto la Fermana pareggia. Fuori il passaggio in area di rigore, attenzione il tiro, rete! La partita più bella secondo me è stata l'ultima, nel senso non tanto bella esteticamente, ma bella per tutto quello che era successo durante la notte, durante la giornata, per l'importanza della posta in palio, e la squadra ha dimostrato veramente di essere arrivata a una maturità tale da essere più forte di tutte le avversità e di tutti gli avversari. Infatti il nostro finale di stagione è stato eccezionale, eravamo, non dico imbattibili, ma quasi. Le cose si sono... non sono partite subito bene, perché la prima parte del campionato è stata abbastanza sofferta, abbiamo fatto pochi punti, anche se la squadra giocava bene, però non riusciva a incamerare punti. La svolta c'è stata verso Natale, diciamo, nell'ultimo periodo del girone di andata, in cui abbiamo vinto 2 partite di seguito, ci siamo tirati fuori dalla zona diciamo pericolosa, e abbiamo cominciato questa scalata che ci ha portato a vincere il campionato in maniera veramente entusiasmante.
dell'entusiasmo dei tifosi che contagia tutti, anche l'allenatore, il giovane Ivo Iaconi. Un'accoglienza così era soltanto da sogno, immaginare la fermata in Serie B. Sì, è un sogno indimenticabile, siamo... E ora l'abbraccio dei tifosi. Ora l'abbraccio dei tifosi. È stato un campionato veramente entusiasmante, la gente ci ha sostenuto ogni domenica in casa e fuori. Non si può dimenticare le 3.000 persone che hanno viaggiato tutto il giorno con notizie che venivano dal nostro albergo, che erano sconfortanti e che ci hanno dato una mano grandissima nel riuscire a ottenere questo importante risultato. È stata una cosa fantastica e dopo la festa è stata una cosa ancora più fantastica. Il rientro in piazza Fermo è stato veramente commovente. La città era impazzita, letteralmente. Entrare questo rettangolo verde dopo tanto tempo è un'emozione strana, perché da una parte mi fa sentire un po' vecchietto, però ripensare a tutto quello che è stato qua dentro e quello che abbiamo passato, sia di positivo che di negativo, è indescrivibile, perché poi ti giri, guardi lo stadio, lo vedi adesso vuoto, ma quando era pieno giocavi con un uomo in più, c'è poco da fare. La gara che tengo più nel cuore con questa maglia, anche se il risultato finale è stato devastante sotto il punto di vista sportivo, è stata quella con l'Ancona. E l'ultima di campionato, dove se vincevamo il campionato di eccellenza, andavamo in Serie D. Purtroppo abbiamo pareggiato e sentire uno stadio di 6.000 persone ammutolito è stato devastante, però per come l'ho vissuta la settimana e tutto quanto e per come ci siamo arrivati, la partita è stata, rimarrà ed è un ricordo indelebile dentro di me. L'aneddoto che ricordo di più è stato 27 maggio, finale playoff, l'ultimo anno che ero a Fermo, praticamente metà anno non percepiamo stipendi, quindi andiamo avanti con gli aiuti anche dei tifosi.
arriviamo in finale playoff col Tolentino, giochiamo la partita dopo 10 giorni di, chiamiamolo, sciopero, andiamo a giocare la partita, purtroppo perdiamo, al seguito però nostro ci sono 700-800 tifosi nel settore ospite. Come torniamo qua allo stadio, e mi emoziona tuttora, perché ci sono tutti i tifosi fuori dallo stadio, pur avendo perso tutto quello che abbiamo passato, che piangono e esultano con noi, ci abbracciano, una cosa mai vista. E io, uno magari pensa un aneddoto positivo, bello, per me questo è positivo. Cioè il calcio è quello che ci ha dato quella tifoseria quell'anno, è stato pazzesco.